the way you fight. Now you found the secret code I use. Al numero 55 di Broadway Street, per orientarci non lontani dal Buckingham Palace, c'è la sede della London Transport, cioè la società che possiede la metropolitana di Londra. All'interno, oltre ai centri dedicati allo shopping e oltre agli uffici per il personale e per le relazioni esterne, c'è anche un museo dedicato alla storia di quella che è la metropolitana più antica del mondo, la rete che permette ai londinesi e non soltanto di muoversi liberamente. Londra possiede moltissimi parchi, St. James Park o Regent's Park, però sicuramente quello più famoso è quello dove noi ci troviamo in questo momento, Hyde Park. Hyde Park è uno dei polmoni verdi più importanti di questa sconfinata città e poi ha una caratteristica incredibile. Pensate che ogni domenica questo si utilizza come Speaker's Corner, cioè arriva qualcuno che vuole lamentarsi sulle tasse, sul governo, sui trasporti londinesi e si mette a parlare su un banchetto, comincia a querelare insieme a tante altre persone che lo ascoltano e che poi magari hanno anche loro qualcosa da dire. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand. Sfortunatamente una delle cose meno belle di Londra e un po' di tutta l'Inghilterra è il tempo. Pensate che uno degli argomenti preferiti dagli inglesi sono le British Forecast, le Weather Forecast, cioè le previsioni del tempo. Le consultano tutti, le guardano tutti e poi ne parlano anche in metro o sugli autobus. Beh, se ci fosse bel tempo in questo momento, questo lago artificiale su Hyde Park sarebbe sicuramente pieno del sole riflesso o avrebbe anche tanti uccelli che stanno lì a pescare. Questo lago artificiale che vedete si chiama Serpentine. Questa è la residenza di una signora che governa in Inghilterra, anzi in tutta la Gran Bretagna, da oltre 50 anni, Elisabetta II Windsor. Questo è Buckingham Palace. Spalle l'ingresso privato a Buckingham Palace, l'ingresso alla residenza reale. Ogni volta che Elisabetta II, la regina e la sua famiglia devono entrare e uscire a casa propria, utilizzano proprio quella porta. Un'altra cosa molto interessante da notare è la bandiera. Se la bandiera sta sventolando, significa che la regina è dentro Buckingham Palace. Se la bandiera invece è mainata, significa che la regina è in giro per affari o per scopi privati. La Camera dei Comuni, la House of Commons, ha una galleria che può essere visitata, cioè potete entrare lì dentro e vedere una seduta del Parlamento britannico. Non importa se siate turisti e di qualsiasi nazionalità voi siate, potete venire. L'importante è che facciate sempre una interminabile coda. House of
National Commons and House of Lords. The British Parliament is divided into two houses. Vi sembra quasi una lezione di inglese, vero? Chissà quante volte avete sentito dire questa storia dalla professoressa o dal professore a scuola. Perché la Camera dei Comuni e la Camera dei Lord formano insieme il Parlamento inglese. Nella Camera dei Comuni ci stanno i membri del Parlamento, the members of Parliament, eletti direttamente dal popolo. E invece nella Camera dei Lord ci stanno i pari d'Inghilterra, i peers, tutti quelli che ricevono il seggio in maniera ereditaria. Ma tutto questo con il coordinamento della regina Elisabetta II d'Inghilterra, che qui reigns but does not rule, regna ma non governa. La città di Londra è anche chiamata City of Westminster, secondo un uso antico della lingua inglese che vuole che le città si chiamino City con il nome della propria cattedrale o della chiesa più importante, e quella alle mie spalle è Westminster Abbey. Marble Arch, da Oxford Circus, parte uno dei centri commerciali più importanti di Londra. Una strada lunghissima che si chiama Oxford Street. Qui potete anche trovare la sede principale di uno dei supermercati più importanti della moda inglese. Si chiama Marks & Spencer. Found a restaurant on my way. I told him it was my birthday. Just to hear the waiter sing off key. Sprung a loose wild, that's a fact. Got a strange little monkey on my back. But I kinda like the company. In un film di poco tempo fa, Julia Roberts, star del cinema, si innamora di una persona qualunque, Hugh Grant. E tutto questo succede in una località di Londra che dà il nome a tutto il film, Notting Hill. Noi ci troviamo qui a Notting Hill. Sembra che dopo il film sia diventato molto di moda e potrebbe capitare anche a voi di trovare magari una star del cinema che vive proprio qui. Questo è un po' il cuore della vera Londra, dove la gente è ancora più friendly, più simpatica. Si arriva attraverso una fermata della metropolitana che si chiama Notting Hill Gate, e entrando in vie, viuzze, vicoli e stradine potete anche trovare la celeberrima Portobello Road. Amici di Preview, voi potete incontrare nella vostra visita a Londra migliaia di persone così. Loro si chiamano, sono poliziotti metropolitani, ma si definiscono Bobby. Chissà come mai, glielo chiediamo. Why you are called, you are named Bobbies? Right. In the early 1820s, the person who founded the Metropolitan Police was called Sir Robert Peel. And obviously, Bobby is short for Robert. And instead of calling police officers did not take off, so people shortened it to Bobby's in honor of his name, and it has stuck since then. Okay, but is it an offense for you to be named Bobby or not? No, in the slightest. Is it dangerous to be a policeman here in London or not? Obviously, like any major city, Milan, Rome, Turin, it has its danger points, but the level of crime is so low, especially down here in the centre, but level of crime is so low for the percentage of people, it is very, very safe. Like obviously, again, as I mentioned before, pickpockets are here, but violent crime is very, very low, and armed crime is even lower. Take your time, take your time.
Londra, come tutte le antiche città, è divisa per settori. Ci sono dei posti dove potete trovare categorie merceologiche. Se, ad esempio, avete voglia di comprare capi firmati, volete comprare delle griff, allora l'unico appuntamento è con New Bond Street. Never give up.